Quando si dice che una passione può diventare un'arte, può diventare vita, può diventare tutto quello che riguarda il contesto della vita quotidiana, noi siamo con un grandissimo. Lui è conosciuto con un nome, il cubano, però si chiama Enzo. Ciao Enzo. Buonasera, innanzitutto sono onorato della vostra presenza nel mio convento, nel mio studio. Oltre di aver conosciuto due professionisti, ma soprattutto due grandi amici, due persone molto profonde dove sanno fare bene il loro lavoro, dove cercano sempre di raccontare la verità e l'onestà. E dare anche la possibilità a delle realtà che vivono nelle periferie a farsi un po' conoscere e parlando un po' di sé. Boh. Io sono qui questa sera e potete chiedermi quello Sì, che Enzo, volete. io voglio partire da una cosa in particolare, da una frase. Noi ce l'abbiamo alle nostre spalle. Ad ogni male ci sono due rimedi, il tempo e il silenzio. Vabbè, questo è un po' il motto del mio convento. Io dico sempre che il tempo a me non mi ha mai tradito. Il silenzio è una forma di rispetto per tutti. A volte le migliori parole sono sempre quelle che non si dicono. Io ho sempre un grande rispetto per tutti, per la vita, per gli esseri umani, per le persone. Ma è una frase che poi l'ha scritta Alex Dumas, non l'ho scritta io, non è riferita a niente, mi piace, l'ho messa qua, tranquillo. Niente, prima di tutto io voglio parlare un po' di me, che è la cosa più importante. Io sono un musicista perché ho fatto tanti anni di studio a pianoforte, mancato perché era la voglia di mio padre. Poi alla fine, con passare del tempo, ho capito che era solo un volere di mio padre. La mia vera passione era la pittura, il disegno. E fin da bambino mostravo questa mia predisposizione per il disegno. Poi, passato il tempo, questa tecnica, questa qua si studia, la raffini e la porti in una realtà. Io sono passato dall'arte del disegno all'arte del tatuaggio, che è differente passare dal tatuaggio all'arte, è più complesso. Dall'arte al tatuaggio è una cosa più semplice. E dico che il tatuaggio oggi non è più sinonimo di trasgressione, non possiamo più associare ai carcerati, alla prostituzione, al cattivo esempio. Oggi il tatuaggio è un codice, il tatuaggio è una cosa cifrata. In un tatuaggio può nascondersi un dolore, un atto d'amore, un legame forte, un simbolo importante e anche un mistero. E io sono un po' un prete, no? Vengono qui le ragazzine, hai visto prima, vedo quella ragazzina, io quello che faccio lo faccio a mano libera e cerco sempre di dare la parte migliore di me. E questo mi riesce facile perché cerco sempre di essere me stesso, perché io non sono una persona costruita, io sono una persona che mi sveglio al mattino. Vengo a lavorare a piedi, non sono per le cose lussuose, infatti vivo sempre nella massima semplicità. Lo studio qua sta dal 1998, aiuto, non ci ho fatto mai una di festa, sempre al solito posto. E qua, e posso dirvi che ho sempre ospitato le persone più belle, è anche il luogo dove mi sono divertito un po' di più. Tutto questo nasce anche grazie alla mia famiglia, perché la tengo come fonte di ispirazione. Tutto quello che faccio lo faccio unito ad Adele, in arte Adele Inc., e Giuseppe Pio. Loro e Maila, che sappiamo tutti che è una figlia che non ho più. Allora, questa cosa qua, la mia famiglia, un po' l'emozione, che quando parlo della mia famiglia mi emoziono sempre, è giusto che sia così. Io dico che la forza dell'amore può dare tanto, perché tutta questa forza, tutto questo cammino a me me l'ha dato l'amore, l'amore che ho dentro. Io non ho l'amore solo per mia moglie, mio figlio, mio padre, mia madre, anzi che saluto tutti. Ho l'amore un po' per tutti, perché dico che l'amore deve essere generale, non è una fonte esauribile, perché non è l'amore finisce, non è che ti impoverisci. Se le dai a tutti, secondo me dopo ti senti pure un po' meglio. Io sono molto spirituale come persona, infatti il mio tatuaggio è un po' spirituale e cerco sempre di accogliere nella mia semplicità tutti i tipi di persone.
E faccio cadere anche un po' il pregiudizio del tatuaggio, perché c'è gente che pensa che cosa sia il tatuaggio, che il tatuaggio viene fatto dai drogati. Non è così. Il tatuaggio oggi è una forma d'arte, oggi entra nelle forme d'arte le più importanti. Ci sono convention, ci sono raduni, ci sono tante cose belle che mettono in primo piano questa nobile arte, perché io dico una nobile arte perché diciamo, l'arte del tatuaggio è pure un'arte che non devi aspettare che poi passa il tempo per guadagnare un guadagno immediato, Certo. allora ha portato pure sì che quest'arte si divulgasse più velocemente. Però io dico una cosa, io voglio lanciare anche un messaggio, perché stiamo parlando a 3 ore e mezza, la gente dice ma che si parla solo adesso, io voglio difendere anche un po' la categoria. Io dico al pubblico che ci ascolta, no? Gli artisti in Campania ne sono tantissimi, ma tanti bravi per stile, ognuno ha uno stile, io faccio lo stile polinesiano, è uno stile che poi vi spiego quello che faccio. La cosa importante è che il pubblico deve sapere che uno studio deve essere autorizzato ASL e deve rispettare le normative e tutto il protocollo sanitario che c'è intorno a sta pratica, tutte le direttive del Ministero della Sanità, e lo studio deve essere uno studio, non si può fare tatuaggio in casa, pure perché lo studio deve essere munito di tante cose efficienti che poi le ASL danno il loro parere. Allora, prima di tutto, scegliete il vostro professionista, che non è solo il cubano, perché il cubano è uno di tanti professionisti che opera in Campania, ma ce ne sono tantissimi. In ogni angolo ci sono, basta avere occhio, farsi una passeggiata, vedere un po' di cosa si tratta e scegliete quello che è adeguato a voi. Quello che vi ispira fiducia, quello scegliete. Poi si va per stile. E questo è un messaggio che voglio fare, ho lanciato pure una lancia anche per i miei colleghi, che rispetto tanto, perché la prima, io dico come etica professionale, la prima cosa si deve avere un gran rispetto per i propri colleghi, in qualsiasi tipo di attività, non è che sluccicare gli altri luccichi tu, invece io penso che sia proprio il contrario della cosa. Poi io parlo un po' di me, questo stile che faccio io viene fatto a mano libera. Praticamente io lavoro sull'anatomia della persona mettendo dei soggetti di protezione. Questo stile è lo stile polinesiano, è uno stile tribale che poi si ramifica in polinesiano, marchesiano, e cerco sempre di rendere il corpo pure più bello. C'è gente che lo fa anche per estetica, e poi ce ne fa chi lo fa per cultura, dobbiamo anche dire questo. E tutto quello che faccio, io non ho cataloghi per forza, dopo tanti anni di studio cerco di imprimere sulla pelle il mio sapere. È uno stile di contrasto, e dove mi emoziono proprio tanto è quando metto il nero. Il nero perché? Perché è proprio rappresenta la mia vita, perché io nella mia vita ho avuto tanto, ho avuto pure qualche dispiacere grosso, dove mi ha portato nel mio inconscio a lavorare molto sul nero. E contrasta con il bianco è la speranza che ho sempre avuto, perché io sono una persona che crede nella speranza e non l'ho mai persa, e non neanche mi ha abbandonata, da buon cattolico pure. Quasi ci crede, ma vuol dire così, e mi ha portato a delle cose. Oggi sono qui, sento parlare pure i giovani diversamente, perché ho affrontato la vecchia generazione, ma sto affrontando una nuova. Questa cosa mi diverte perché vedi il cambiamento radicale, come si ragionava 15 anni fa, come si ragiona adesso. Che devo dire? Ho detto quasi tutto così, ci stiamo pure un po' a noia. Poi alla fine faccio un disegnino e ci metto colorando. So che sta alla fine, niente. Tu giustamente ci hai spiegato già la mia domanda, l'hai un po' anticipata. Pure Tu che mi ha parli. disaccordo con lui prima, mi sono messo d'accordo con lui e ho anticipato questa cosa qua. Sì. Dicevamo, la domanda che volevo farti in un certo qual modo l'hai anticipata, riguardava il bianco e il nero. Noi anche alle nostre spalle vediamo tanti, anche tue fotografie, proprio in bianco e nero. Alcune di queste sono davvero spettacolari, come per esempio questa che piace tanto a Mario, ce lo diceva prima a microfoni spenti. Il bianco e il nero sono gli opposti, sono in un certo senso la parte bella e la parte cattiva, ma il mondo oggi ha cosa? Più cattiveria o più magari pace? Io non sono questo per deciderlo, perché in ognuno di noi c'è tutto.
Però io sono un uomo di pace, dove fa prevalere sempre la parte migliore dei colori. Non ho sfumature, perché io sono bianco, sono nero, però io dico sempre che la pace, il bene, porta il bene. E faccio tante di quelle cose sempre con i buoni propositi, con il buon senso, diciamo. E dico che la pace e la cattiveria va associata e viene attuata dalle persone con poca cultura, le persone ignoranti. Parliamo di cattiveria, di pace. Io adesso voglio sdrammatizzare un po'. Tu lì hai esposto la maglia di Gonzalo Higuaín. Per i tifosi del Napoli, quella maglia vuol dire tanto, voleva dire tanto lo scorso anno, oggi invece vuol dire qualche cosa in meno. Guaiù, ma la smise, la tenevo esposta in primo piano. Mo' mi è stata regalata tanto tempo fa da brave persone, amici miei che saluto. Mi hanno fatto questo regalo con tutte le firme e queste cose qua. Ma come si fa a cancellare la vita? Cioè, a cancellare la storia, non la vita, la storia. E l'ho messo in un altro posto del locale. Lui l'ha Ognuno scritta che. la storia. Lui l'ha scritta la storia, e la storia non si può cancellare. Io l'ho messo là, un'altra parte del locale, sta lì, buona buona, come dice Costanza, si è messa lì e sta là. Ma chi cacchio la va a guardare? Però, insomma, purtroppo pesante. Quello è un lavoro, chi l'ha trovata, chi l'ha pagata? Noi ci abbiamo guadagnato perché alla fine 90 milioni di euro l'hanno guadagnato, il Presidente ha speso pure di più, ha speso 115-120, l'ha reinvestito, ha Sì. fatto una bella squadra, il mio rispetto, il Presidente, il figlio, tutti, hanno tutti il mio rispetto. Ma con Vulim, che le guai, rimane, fa più cazzo, non fa niente di più, che ce ne facciamo? Comunque sta là, queste ci Però sono tanti ricordi. a fianco a quella di Gonzalo di Higuaín, non sorvolo su quella rossa che ha un nome, che è un qualcosa di unico per quanto riguarda il Napoli. Diciamo, mi lego ad un altro calciatore che è Antonio Floro Flores, il quale è, da quanto vedo, è molto legato a Sì, te. vabbè, c'è una vecchia amicizia con Però mi Antonio. colpisce una cosa, Enzo, scusa se ti interrompo. C'è una foto lì che ritrae Antonio tatuare te. No, si scherzava lì a casa, si scherzava così, tatuava il cognato, così per dire. Ma sono tanti anni fa, amo più parlare del presente perché sembra farsi pubblicità, ma il messaggio di questa sera non è farmi pubblicità perché qua trovi tutto in questa cosa qua. Anzi, guarda che ti do. Questa l'ho preparata per te, Oh. guarda qua, al miglior giornalista, e questa Oh, è di protezione, no? Ti ho sbancato, grazie, l'ho oh, non me preparata questa l'aspettavo, cosa qua, grandissima e questa non la nella metto qua, casa e nuova, ti esatto, sì. proteggerà, vedi, ci stanno, al miglior Grazie, giornalista con omaggio del cubano Tatu Fame. Allora, sono più propenso a parlare del presente, perché poi alla fine qua dietro ci stanno tutte cose, per dire, ogni posto ci sta, questo è il mio onomastico regalato a mia moglie, agli artisti, ci sta tutto, questo è il signore, questo è il regalato Diego quando è venuto da Miami, sì. Diego Maradona quando è venuto da un caro amico, cioè c'è stato proprio tutto, qua ci sta un libro, qua ci sta, ah guarda qua ci sta un bottiglio, guarda Pablo Cubano mi ha regalato questo, l'ho messo qua, io non butto niente, voglio, cioè io non chiedo niente, cioè quello che mi dà io lo metto qua, cioè non è che mi porta a casa, ci sta un po' tutto, ci sta questo vino qua che l'ho portato dalla Commercio di Lugano e l'ho messo qua nello studio, mi piace lo guardare, perché poi se io lo apro questo qua, finisce, invece io guardo, mi ricrese, perché io tengo a portata di mano, allora le mie emozioni, capito? È uno studio piccolo di 30 metri qua dove conserva tutta la mia vita. Allora io sto bene qua, non voglio niente, io non voglio ricchezza, non voglio. Io sono uno che si accontenta con poco, io con quel pennello piccolino che ti ho fatto io, tutta la mia vita sta andando per nevere. Cioè alla fine io non è un business mio, lo sanno tutti, è una passione, per me è come respirare. E oggi comunico così, non so fare di meglio, non so fare, non cerco di trovarmi altre alternative, io faccio questo, sto bene, ho la fortuna ce l'ho che ho trasformato la passione nel lavoro, e là è un culo grosso, per me è come respirare, mi esce sempre più facile, è sempre più bello e più onesto, proprio di questo io non sono Io ce l'ho il mio. un'altra curiosità e mi sa che la nostra curiosità sta suonando il campanello. Arrivato. Samuele, Ah, non me lo vieni. farei, Eccolo qua. eccolo qua. Lui è Samuele Esposito. Buonasera. Ciao Samuele. Buonasera. Allora, Samuele, noi ne abbiamo già parlato quando è stata realizzata l'opera in particolare. Adesso facciamola vedere dal vivo.
quello che t'ha fatto Enzo, perché poi è un qualcosa che ha qualcosa che in lui ha coronato una soddisfazione. Opera è un è una sua, la sua passione l'ha messo sulla pelle, sì. Era il suo sogno, queste cose qua lo sappiamo, perché poi un'opera viene fatta quando si fa un disegno, qualsiasi tipo di disegno può essere un'opera. Questa cosa qua ha solo trascritto un autografo alla fine. Per lui è qualcosa di importante. Sì, ha un grande valore per lui. Io ho trascritto ho falsificato una firma tatuandola. Sono un trafficante d'arte. Un trafficante d'arte. No, su pelle. Trafficante d'arte su pelle. Allora, mo lui c'ha questa cosa qua, questa firma che si è voluto fare. Per lui è importante questa cosa qua, perché lui ha voluto avere questo incontro, cioè ha avuto la fortuna di incontrarsi con questo Maradona, perché era il suo sogno. Però lui è andato lì sempre non per business, perché uno poi dopo se lo tatua non è un business, cioè, per amore, cavoli suoi, io non l'avrei fatto io. Però lui, ognuno fa quello che vuole e quello che ritiene più opportuno, questa cosa qua. Poi le domande gliele fa lui no? Samuele, io voglio però chiedertela una cosa in particolare. Tanto Enzo non ci sente, sì. Tanto Enzo non ci sente, perché... non ci sente. Ma Enzo il cubano, che cosa rappresenta per te? Enzo il cubano, perché sta avanti, per me è un fratello, perché ci sentiamo anche di notte un altro poco, perché deve divorziare pure con la moglie. No, comunque, a parte gli scherzi, Enzo veramente è un fratello, quando hai bisogno lo trovi sempre, e non per i tatuaggi, perché ci sentiamo tutto per altre cose. Enzo, siamo in chiusura, facciamo un saluto a tutti, anche a quelli che ci stanno guardando su Facebook, tra l'altro. Allora, voglio salutare Salà, ciao Adele, salutiamo Adele. A Giuseppe, sì. Saluto tutta la mia famiglia, pure mia mamma, mio padre, tutte le mie sorelle, tutti quanti, e un saluto in particolare a tutti i miei clienti e tutte le persone che mi danno ogni giorno la possibilità di esprimermi, perché io senza di voi non sarei proprio nessuno. Grazie a voi che mi date questa possibilità. Siete voi la mia storia, non io, perché se non ci stessero i clienti, che se cosa ne scrivessi nemmuna. Allora no, grazie a loro che mi danno questa possibilità, io sono oggi questo. Però io posso dire una cosa, ho un sacco di cose ancora da imparare, da migliorarmi, perché io lo so che nei disegni miei non sono ancora quello che io cerco, stanno ancora un sacco di cose che voglio imparare, sto studiando, vi giuro che che migliorerò, perché voglio darvi il meglio, c'ho ancora tempo. Poi una speranza, c'ho quel piccoletto che sta al primo liceo artistico, architettura, ha 13 anni, è un talento, dicono così, disegna già, è nato 30 case di disegno, ma adonascini disegni, e lui secondo me è quella cosa che io posso credere. Il futuro è una parola grossa, perché non conosciamo manco io e te, rimane in Marina e ci manca fuori un terremoto, e mo ci vuole per le povere persone. Anzi, a proposito, allacciandomi con il terremoto, io voglio fare un'iniziativa sotto Natale, voglio dedicare qualcosa, mi voglio organizzare, pure se ci vogliamo andare noi con un camion agli avrei, che ci serve a sta gente, voglio tenere questa cosa in testa, una cosa dentro al cuore, voglio pigliare tutte quelle canute in mia casa, non ci mettiamo, e vedere poco come mamma fa, mi voglio organizzare, se trovo persone disponibili che hanno un camion e lo vogliono fare, il numero mio ce l'avete. Ma non è una cosa che ci fa pubblicità, perché innanzi alle di queste tragedie voglio, ma quella non pubblicità serve, non serve niente. Io voglio solo, se qualcuno può interagire con noi e potermi aiutare queste persone. E poi ho promesso che sotto Natale voglio fare, come faccio sempre, ho fatto l'anno scorso, non la violenza alle donne, facevo un progetto che ho partecipato pure io, e il ricavato lo mandammo all'associazione non violenza alle donne. Ma io, perché se ne parla pure tanto, questa violenza pure il film, ma volete fornire, noi siamo nati dalle donne e a fornire questa violenza che si sente ogni giorno, la dobbiamo finire. Voglio fare una giornata dedicata al tatuaggio, e poi il ricavato posso mandare lì all'associazione di queste persone, se vuole la gente che sta soffrendo. Questa è una cosa che tengo nel cuore. E allora, noi ringraziamo Samuele, ciao Samuele. Grazie mille a tutti e buona serata. E ringraziamo soprattutto Enzo il cubano, che ci ha aperto, grazie del regalo Enzo. grazie perché ci hai aperto le porte del tuo tempio. Io apro le porte, qua dicono tutto quanto, ma là è un po'... Qua possono venire tutte le persone del mondo, l'importante è che chi mi bussa quella porta non viene con questa qua, vedi? La maschera.
che noi di maschere non le portiamo, anzi posso fare pure il progetto, noi non abbiamo maschere, cioè qua posso dire tutto, l'importante è che non vengono con la maschera, ci sta Halloween e altre feste, che noi siamo qui come società mamarini, perciò quando venite là e bustate non siete dei numeri, voi siete delle persone, io rispetto le persone, perciò questa è, siete una persona come voi, io oggi ho avuto il piacere di conoscere due grandi persone e due grandi professionisti. Grazie, grazie Enzo.